Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio provare con voi la nuova collezione di Mulac, che è uscita proprio oggi. Non penso che quando caricherò questo video ci siano ancora, però voi date sempre un occhio. Come vedete è brandizzata In My Birthday Suit, che è il nome della collezione. Si apre, all'interno c'è il fogliettino e qui sopra, nel primo piano, chiamiamolo così, troviamo la palettina. Come vedete il pack è super bello, mentre questo è il pack vero e proprio. Una volta aperto troviamo il suo specchio, super comodo, la plastichina e i colori all'interno sono questi. Guardate che meraviglia. Mi piace tantissimo che ne siano tanti shimmer, non è una cosa scontata, adesso sta tornando molto di moda e a me piace da matto. E in più, come potete appunto notare, sono tonalità tutte molto portabili, ma che comunque ci permettono anche di fare dei look un pochino più estivi, luminosi, serali. Invece, estraendo il cassettino, troviamo questi altri prodottini. Avevamo un regalino da Rue de Mille, è questo brand che fa tutti gli accessori. Come vedete ci hanno fatto questo ciondolo personalizzato, adesso è un po' zozzettin, però con le nostre iniziali, bellissime. Troviamo le ciglia finte, sono le Baby Lolita, troppo bamboline, guardate che belle. Vedendole così non mi sembrano troppo lunghe, però appunto le proveremo e vedremo se supereranno le mie preferite di sempre, che sono le cerbiatta. Poi abbiamo In My Birthday Suit originale, formulato nel nuovo packaging, eccolo qui. Non ho da farvi vedere quello vecchio perché l'ho finito e l'ho buttato. Penso che li ricordiate, i primi pack delle Velvet Ink, quindi averne uno nuovo è super gradito. E poi abbiamo i tre nuovi formulati. Questi sono i nomi: In Ademas, non me ne intendo in spagnolo, perdono, MILF 2 e Spogliami. Guardate che meraviglia, sono tutti e tre fondamentalmente a base nude, cambia la cromatura, il pigmento. Quindi abbiamo il primo, che io lo vedo sostanzialmente un tono neutro, questo è un colore bello caldo, e poi abbiamo questo che è freddo, ha un tono quasi ciliegia, però lo voglio vedere applicato. Quindi adesso iniziamo a provare tutto. Come base occhi utilizzo questa nuova di Anastasia, che devo dire mi sta piacendo assai. L'unica cosa, dovete stare attenti perché fuori esce sempre tutto appena la si apre. Ecco, mi è appena scoppiata sull'occhio e non ne ho messa tanto perché comunque è bella pigmentata. Non è pastosa come quelle di P. Louise, se avete presente. Mi sto trovando proprio bene bene bene. Come sapete io parto sempre prima dagli occhi, almeno sto tranquilla se dovesse fare fallout qualcosa, cadere residui, e iniziamo subito con la palettina. Ho già più o meno in mente cosa voglio fare. Vorrei cercare di ricreare un look più estivo possibile, portabile in qualche senso, anche perché questa collezione è incentrata sul nude. Quindi inizio facendo una transizione con Comfort Zone e questo qui. Io mi sono sempre trovata da Dio con gli ombretti di Mulac, sono tra le mie palettine preferite e infatti guardate che belli, sono super pieni nonostante io abbia prelevato davvero poco colore. Poi quando vi trovate bene con una formulazione specifica di un ombretto non c'è niente da fare. Io ad esempio mi succede così con quelle di Anastasia, non tutti ci si trovano bene però mi piacciono da impazzire. Invece questi qua di Mulac sono proprio semplici da usare, cioè guardate, 2 secondi sfumata, tac tac. La palettina in tutto ha 7 colori matte, 3 perlati e un 2, 3, 4, 5 shimmer. Ve la faccio rivedere. Vabbè, quelli matte li vedete da soli. Quelli perlati sono questo qui centrale in alto, questo centrale in basso e la fila centrale è tutta shimmer. Ah, scusate, mi sono dimenticata un perlato che è questo bianco qui. Come punto luce sarà pazzesco. Lo voglio usare anche come illuminante. Idea. Ora, sono molto combattuta su quale colore utilizzare. In realtà volevo virare un pochino e provare questo colore che mi ispira da morire, si chiama Super Hats, quindi sempre stesso pennellino e mi vado a intensificare gli angoli più esterni. Guardate che bello che sarebbe stato anche un look soltanto con i matti. Bellissimo, questo sicuramente è uno dei miei colori preferiti di tutta la palette. Mentre verso l'angolo interno vado invece con Come On Come On, quasi un color senape bruciacchiato.
Per quanto riguarda la parte centrale, logicamente le andremo a riempire, a colmare con uno dei nostri colori shimmer. Sono molto indecisa su quale, nel mentre ci penso, e vi dico che da una parte voglio applicare una base per farvi vedere come attecchisce, perché sappiamo che gli shimmer su una base appiccicosina, che sia correttore, che sia primer, che sia una base glitter, dà un risultato più pieno. Visto che ho fiducia in questi colori, voglio provare anche senza base, o meglio quello che rimane della nostra base un pochino sovrastata. Quindi io direi che vado ad applicare Lingerie e Rich Beach, che sono questo e questo qui, con un pennellino piatto, e vado con Lingerie sulla parte più interna. Ok, state vedendo la pigmentazione? Voglio farmi tipo il bagno. E poi andiamo con Rich Beach, anche se uno ha un tono più caldo, uno ha un tono più freddo. Voglio fare questa prova nella parte più esterna. Wow. E li sfumo nella parte intermedia. Cioè, guardate, sono bellissimi. C'è pochissimo fallout, tra l'altro. E i colori, una volta prelevati in cialda, non so bene come spiegarvelo, perché dovreste sentirlo, sembra quasi un glitter super pieno mischiato a oli, creme, che quindi gli dà questo assetto super luminoso e super pieno. Ve ne voglio swatchare un altro che mi ispira tantissimo, che è Jewel. Una volta swatchato vi rendete conto che ha delle cromature lilla, viola. Guardate che bello. Spero si noti dalla fotocamera, altrimenti è davvero un peccato. Adesso da prendere un po' di correttore di Tarte, questo è lo Shape Tape, e per chi mi avesse chiesto anche le scorse volte dove l'ho preso, a Parigi. Qui in Italia non è ancora arrivato, purtroppo. E non vado a fare una cut crease, ma vado semplicemente con un pennellino abbastanza da sfumatura a penna a stendere il colore nella zona che mi interessa, a sfumarlo. Quindi voglio prelevarlo con le dita questa volta, quindi inizio con Lingerie. Vedete su questa base come è più pieno, come escono di più le cromature all'interno. Anche questo ha dei riflessini comunque rosa, dorati, è molto particolare. E poi vado con Rich Beach. Pam, pam, pam. Ora col pennellino mi sfumo il centro. E devo dire, in realtà non mi dispiace né l'effetto di uno né l'effetto dell'altro. Qua è semplicemente più piano il colore, ha una base più neutra dove si è steso il pigmento e quindi risalta di più. Questo invece si va ad amalgamare meglio, diciamo che dà un look più naturale, meno strutturato. Ora quello che vado a fare è sfumare un po' il bordo, così risulta più simile all'altra. E vado a prelevare, perché sono curiosa, curiosissima, Taboo, che ha il nero matte che abbiamo in questa palettina qui. Mi risulta che finora di nero ci sia soltanto quello nelle cialdine singole, se non sbaglio, non mi ricordo il nome. Questo è lo swatch, ve lo mostro anche sul palmo sperando che sia a fuoco, perché senza occhiali sono un po' una talpa. Mi sembra un colorino un po' così, non lo vedo super pieno, tipo il nero di Anastasia, non si vede che sono innamorata. Però gli do una chance, voglio provarlo per intensificare un pochino l'angolo esterno, quindi lo vado a prendere proprio piano, piano, piano. E faccio un po' di tapping e un po' di sfumatura. Come vedete l'effetto si vede, si sfuma anche molto bene, senza alcun tipo di macchia. Eccolo qui, ci ha dato un po' di intensità che ci serviva. Quindi per ora ci chiudiamo la palettina e la utilizziamo dopo. Adesso vado ad applicare le ciglia finte. Vi faccio vedere anche come appaiono qua dietro, che c'è l'applicazione sull'occhio di Cindy, e ve le faccio vedere in super close up. A me piacciono tantissimo le ciglia di Mulac. Mi aspetto un'applicazione facile, veloce e indolore. Tra l'altro molto spesso mi chiedete consigli su come applicare le ciglia finte. Io non so mai cosa dire, perché in realtà è un po' tutta esperienza. Sono tuttora imbranata con le ciglia finte, perché non le metto tutti i giorni, le metto molto di rado. Però insomma me la cavicchio. L'unica cosa che vi posso consigliare è tanta esperienza. Provate, provate, provate. Se non riuscite all'inizio, spezzettate la ciglia in 2-3 parti, applicatele a pezzi. Prendo le mie forbicine, queste qui sono proprio specifiche per le ciglia finte, le ho prese Studio 13 dove ho fatto l'accademia. Le ciglia finte, mi raccomando, vanno sempre tagliate, adattate al vostro occhio.
l'occhio. Poi se non le dovete tagliare, meglio per voi. Però io ho l'occhio piccolo, quindi devo sempre un po' valutare bene. Infatti, come vedete, è leggermente grandina per il mio occhio. Va tagliato un pezzettino. E le ciglia finte, ricordatevi che si tagliano sempre dall'esterno. In rari casi si possono tagliare dall'interno, ma poi vi è una pecionata, quindi evitate. Quindi vado ad applicare la mia colla. Io utilizzo questa qui, vecchia di Essence. Non la fanno più purtroppo, ma so che anche quella nuova, effettivamente, che dovrebbe essere tipo peel off, una cosa del genere, non è male, mi hanno detto, poi no, io non so. E come vi avevo detto all'inizio, mi sembrano infatti delle ciglia molto portabili, non sono troppo extra, però hanno una forma molto carina, soprattutto per chi come me ha gli occhi piccoli, secondo me. Allora, guardate che bello l'effetto della ciglia. Paradossalmente è molto naturale, nonostante sia molto nera come intensità, però può essere benissimo spacciata come mascara. Sono molto confortevoli, facilissime da applicare, ve l'avevo detto, ci ho messo 2 secondi letteralmente, e mi piacciono assai, potrebbero diventare tra le mie preferite. Guardate, se devo fare una pazzia e comprarne tipo 5 o 6, come faccio con tutte le altre ciglia di Mulac. Adesso io vado a fare una base molto leggera, veloce, dopo vi dico anche i prodotti che ho usato, così velocizziamo i tempi. Rieccomi qui con base fatta, sopracciglia fatte. Vi dico brevemente cosa ho utilizzato per la base. Fondotinta mio preferito di questo periodo, Bear With Me di NYX Professional Makeup, steso con il pennello da fondotinta di Nabla, proprio poco, giusto per attenuare i rossori. Correttore Tarte Shape Tape, cipria compatta di NYX, per le sopracciglia il pottino di Anastasia. E adesso continuiamo. Prima di finire il viso finisco gli occhi, quindi riprendo la mia palettina e voglio applicare il colore Come On Come On anche nella rima inferiore. Mi è piaciuto tantissimo questo colore, molto speziato. Vi lascio libera la parte iniziale perché adesso utilizziamo un bel colore perlato e voglio provare assolutamente Feel Free. Lo applico nell'inner corner, spero la camera lo catturi. Anche questo sembra quasi un classico color perla bianco, ma in realtà ha dei riflessini dorati, quindi ci sta benissimo con il look. Dai ragazzi, questa palette è una rivelazione ad ogni tocco praticamente. Come al mio solito lo metto un pochino anche sotto il sopracciglio. Per il viso utilizzo una cialdina di Nabla. So che è come se fossero un po' competitor, però ci posso fare. Sono i miei brand italiani preferiti. E come bronzer utilizzo Monoi, che secondo me d'estate è bellissimo, soprattutto per chi come me ha la pelle chiara e non vuole abbronzarsi. Come blush uso invece Harper. Per l'illuminante voglio provare, come avevo detto prima, utilizzare sempre Feel Free. Non è nato per questo, lo so, però tentarono nuoce. E spapam, forse qui si vedono meglio le perlescenze dorate. È molto bello. Prevedo che questo ombretto finirà presto. Metto un po' di mascara anche sotto. Per quanto riguarda le labbra, abbiamo 3 prodotti. Non so se riesco a farvi lo swatch di tutti e 3. Qui ho deciso che ne metto uno, gli altri 2 ve lo swatch sulla mano. Allora, Spogliami probabilmente ci starebbe benissimo, come tutti gli altri in realtà. Però è un pochino forte per quello che volevo fare oggi. È molto bello, molto cremoso. Io adoro la formula delle Velvet Ink, non scherzo. Se non l'avete mai provata, ragazzi, cioè vi perdete il mondo. Dopo quelle di Jeffree Star sono assolutamente le mie preferite. Quindi sono molto indecisa tra Ina Damas o Ina Diemas, non lo so come si pronuncia, eccolo qui, o Milf 2, che sono molto curiosa di provare, anche perché adoro il rossettino in bullet, che se non lo sapete appunto nasce originariamente e poi è stato fatto questo, eccolo qui. E penso proprio che andrò a mettere questo per dare onore a questo must have. Guardate che meraviglia. Quindi adesso, visto che abbiamo finito di applicare tutti i prodotti, io passerei alle mie considerazioni finali. Parto dalle ciglia, che è la cosa più facile, mi sono piaciute da morire. Nel mentre che avevo stoppato la ripresa e facevo la base, ho comprato altri 3 pezzi, perché non posso farne a meno. E questi mi sono piaciuti tantissimo, a parte che sono di una comodità, ragazzi, non le sentite. E io appunto ho un problema con le ciglia finte, ve l'ho detto, non ci sono abituata, le porto poco. In più porto gli occhiali e volevo farvi vedere anche come queste, per le persone che come me hanno gli occhiali, non
danno nessun tipo di fastidio e come vedete risultano anche molto carine. Adesso me le ritolgo così vediamo meglio il make up. Se non vi piacciono le ciglia lunghe, volete qualcosa di più portabile ma allo stesso tempo particolare, perché come vedete hanno una forma molto bambolina che addolciscono molto l'occhio, e io per aiutare questa cosa, incentivarla, ho fatto anche un make up, vedete, di una forma abbastanza ovale, non l'ho allungata più di tanto. Super promosse se volete provarle. La palettina, zan zan zan, l'unica cosa che mi ha un po' deluso è il nero, perché me l'aspettavo molto più intenso, però sostanzialmente non fa macchia, non è un ombretto problematico, non fa fallout, quindi l'unica cosa è un po' la pigmentazione, ma giusto se devo trovarvi proprio il pelo nell'uovo, ragazzi, altrimenti è finora la mia palette preferita di Mulac. Ha superato anche la Different 2, che per ora è la mia preferita. Mi piace tantissimo la formulazione degli shimmer, che non è cremosa come di solito piace a me, è molto piena, molto brillante. Guardate, parlano da soli, io non posso dirvi più di tanto, vi basta guardare. I matte sono stupendi e anche il perlato che ho utilizzato, che appunto è Feel Free, sia come illuminanti sia come punto luce, bellissimo. Nessun ombretto fa macchia, né quelli chiari né quelli scuri né quelli matte né quelli shimmer, bla 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 bla. Se io vi devo consigliare una palette di Mulac, da oggi in poi consiglierò sempre questa. Ottimo lavoro team Mulac. E per quanto riguarda le Velvet Ink, non posso dirvi più di tanto se non provatele, come vi ho già detto, perché la formulazione è stupenda. Una volta asciutta non si muove. Cerco di farvi uno swatch qui, come vedete non transfer, giusto nella parte delle mucose rimane leggermente una traccia di colore, ma anche qui proprio puntigliosi, eh. Il colore più scuro io l'ho swatchato molto velocemente, ho fatto uno swipe e non è totalmente pieno, ma secondo me se l'applicate con un pochino più di attenzione sicuramente viene un colore super, perché finora anche quelli più scuri che sono usciti anche inizialmente non hanno mai fatto nessun tipo di problema. Sono molto soggettive le tinte labbra, dipende dalla pelle, salivazione, che può sembrare una cosa da dire, però è così, quindi provate. Quindi io vi faccio rivedere per l'ultima volta il trucco da vicino, mi strapiace, ripeto, questa sarà la mia palette estiva, già lo so. Detto ciò, fatemi sapere sotto nei commenti se avete comprato qualcosa, se l'avete già provata, se dopo aver visto questo video vi ho istigato a comprare qualcosina. Io vi lascio il link di Mulac qua sotto, perché comunque loro ci omaggiano sempre di queste cose e io ci tengo a ribadire che noi non siamo tenuti a farle vedere, in teoria a me fa sempre piacere condividerlo e soprattutto darvi la mia opinione, quindi ecco, vi lascio il link nel caso voleste comprare come ho fatto io o andare a vedere qualcosina. In ogni caso il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete per non perdere i prossimi video, anche perché tra poco ci sarà un mega annuncio sul mio prodotto, mio fatto da me, con Cosmify, quindi sono entusiasta e se non volete perdervelo, se siete curiosi, seguitemi. Detto ciò, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!